14 coltellate al fianco destro, 10 alla schiena e una alla coscia. È la mattanza che ha evidenziato il medico legale nel corso dell'autopsia che si è svolta ieri. Fatali sono stati i fendenti che hanno colpito entrambi i polmoni. Fondamentale a questo punto sarà capire chi dei due indagati sia Destrorso o Mancino per accertare chi ha dato il colpo mortale. Perché l'hanno fatto? Per debitato col fumo. Ma per il giudice che ha convalidato il fermo di entrambi poco importa. I due sedicenni avrebbero ucciso solo per il puro piacere di arrecare sofferenze ad un essere umano. Lo dimostrano gli sputi e i calci quando Christopher era ormai a terra esanime, ma soprattutto il selfie raggiante di uno dei due giovani assassini scattato sulla spiaggia poco dopo il delitto. Conoscevo uno di loro, degli assassini, li conoscevo. Era un ragazzo molto violento, però non avrei mai immaginato così tanto, mai. Delitto veramente efferato, che lascia sgomenti, parlarne è quasi impossibile, siamo veramente sotto shock. Cresce lo sconforto nella comunità di Pescara, che ieri ha voluto partecipare in blocco ad una veglia di preghiera nel Parco dell'Orrore. Che ragazzo era Christopher? Sorrideva sempre, anche quando non aveva niente, dava tutto a tutti. Lo porto nel cuore perché era un po' come mio figlio, si dividevano il letto, il mare, i vestiti. Ed è una tragedia immensa, ha lasciato veramente tutti avviliti per la crudeltà. Sono degli animali, devono marcire in carcere, non si meritano di restare a casa, devono marcire in galera. E c'è qualcuno che comincia a paragonare questo delitto a quello del Circeo, avvenuto 50 anni fa. E loro, comunque gli amici loro, dicevano tanto noi siamo figli di persone superiori, quindi non ci faranno mai niente. Quindi è premeditato tutto, secondo voi? Tutto organizzato. E ora i conoscenti del parco prendono le distanze anche dagli altri ragazzi che hanno assistito a quella mattanza. Se volevano lo fermavo. Gli amici loro mo stanno a iniziare a parlare, quando lo stavano a fare stavano belli zitti a ridere. Mo stanno a parlare perché si stanno a tutto. Ma dai, finiamola su. E anche il sindaco di Pescara ha voluto condividere con noi questa riflessione. Famiglie normali, famiglie che vivono una vita normale, tranquilla, persone per bene che mai avrebbero potuto immaginare una cosa del genere, ed evidentemente non hanno saputo intercettare il disturbo che c'era nel proprio figlio, ma chi doveva intercettarlo se non lo intercettavano le famiglie?